Ben ritrovati cari amici social dal vostro Deluxe. Vedete dall'immagine di video copertina, quest'oggi parliamo di WWE ed in particolare l'imminente Premium Live Event Pay Per View che la federazione USA svolgerà in terra saudita questo sabato sera e poi in maniera inedita, domenica ci saranno sempre in Arabia Saudita le registrazioni di Raw, che si potrebbe chiamare in questo caso Sunday Night Raw, nonostante il classico riconoscimento come Monday Night Raw. Bene, ma vedete dall'immagine di copertina che la mia scelta per questo, oltre come tema, come immagine di copertina, è andata praticamente sull'ultimissima contesa che è stata ufficializzata per quanto riguarda l'omonimo pay per view che vedrà Roman Reigns e gli Usos, che qualcuno, magari anche giustamente, non apprezzato, magari ha visto un po' troppo velocizzato questa loro reunion tra Jay e Jimmy Uso, che affronteranno quindi la Original Bloodline contro la Bloodline di Solo Sikoa, detenuta da Solo Tamatonga Tongalua. Senza dimenticare il pericolosissimo Jagger Fatu. Poi abbiamo, ricordiamo, in questa edizione di Crown Jewel i titoli esclusivi di Crown Jewel, quindi il Men and Women Crown Jewel Championship. Nella Men Crown Jewel Championship avremo Gunther, campione mondiale di Raw contro The American Nightmare Cody Rhodes, SmackDown Undisputed Champion. Poi abbiamo per il Women Crown Jewel Title Liv Morgan, campione di Raw contro Nia Jax, cioè campionessa di Raw contro Nia Jax, campionessa di SmackDown. Altra sfida titolata LA Knight contro Andrade contro Carmelo Hayes, sfida a tre che oramai era stata richiamata dopo le innumerevoli sfide tra appunto Andrade e Carmelo Hayes. Poi il Fatal 4-Way per i titoli di coppia femminile, Jade Cargill e Bianca Belair contro Kairi Sane e Io Sky, Damage Control, Mita Ford, Lash Legend e Jakara Jackson contro Chelsea Green e Piper Niven. E poi due sfide singole, però possiamo dire dall'alto valore di importanza: uno Seth freaking Rollins vs Bronson Reed, e l'altro vedrà Randy Orton vs Kevin Owens. Come numero di sfide, ovviamente abbiamo un numero un po' strano rispetto ai soliti 5, massimo 6 contese all'interno di un pay per view sotto la gestione di Triple H. Questa volta ne abbiamo 7, chissà che magari uno di questi 7 venga appunto anticipato nel pre-show, o chissà, magari anche posticiparlo la domenica nella puntata di Raw, come per esempio la butto lì: Randy Orton, Kevin Owens o Seth freaking Rollins, Bronson Reed. Comunque, sul tema dello spettacolo, del divertimento, penso che ci sia molta qualità, ovviamente per noi europei,
L'orario sarà molto favorevole, quindi si presume, penso, non so benissimo ancora l'orario, ma credo magari tra le 18:30 e le 19 italiane come inizio del pay-per-view. Così vi lancio un'idea, ma è un orario ovviamente di pre-inizio, cioè dove potrete comunque seguire sui canali YouTube Michele Pose Rewind, la live reaction dell'evento, con ovviamente gli aziendalisti e chissà che speriamo ci sia anche il bardo Michele Posa. È ultimissima notizia arrivata proprio in giornata odierna, martedì 29 ottobre 2024, mentre sto pre-registrando il programma, ennesimo show, programma di sviluppo della WWE Independent Development, dove saranno molto importanti appunto le realtà indie o dette comunemente indipendenti, dove possono, potrebbero, potranno nascere le stelle del futuro della WWE, anche perché ormai sappiamo le leggende come Ric Flair, Hulk Hogan, Undertaker, Batista, ormai le abbiamo, diciamo, un po' fuori tempo e fuori età. Si parla, dopo quanto ho visto a Bad Blood, di una possibile sfida tra Gunther e Goldberg, magari per il titolo mondiale di Gunther, ma saremo a vedere. Bene, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Mi trovate sulle solite piattaforme WhatsApp, Facebook, Instagram, eccetera. Ciao!